C'era parecchia concorrenza, ma il Delfino è riuscito a chiudere un'altra importante operazione. Intesa totale, infatti, con la Napoli per il prestito di Luca Palmiero, regista di 23 anni, ultimi due nel Cosenza, pilastro del centrocampo di Piero Braglia, 25 presenze in C con tanto di promozione in cadetteria, attesa da quelle parti per 15 lunghi anni, e grande campionato in B, 27 gettoni di cui 23 da titolare ed un gol realizzato, crescita insomma esponenziale del metronomo originario di Mugnano di Napoli. Nelle immagini alcune delle giocate tipiche del suo repertorio: testa alta, qualità nel palleggio, soprattutto verticalizzazione della manovra. Qui il meraviglioso lancio per l'acrobazia di raro pregio di Gennaro Tutino, altro prodotto del vivaio del Napoli e obiettivo in realtà più complicato del Delfino, che intanto però ha bruciato la concorrenza di altri club per assicurarsi le prestazioni di Luca Palmiero. Fondamentale l'incastro con Marco Perrotta, ormai virtualmente ceduto al Bari di De Laurentiis, appunto presidente del Napoli. Dopo la trafila nel settore giovanile partenopeo, Palmiero comincia nella Paganese in Serie C, allenatore Gianluca Grassadonia. La prima esperienza tra i professionisti, stagione 2015-2016, in realtà subito un brutto infortunio muscolare, ma una volta rientrato nel girone di ritorno sale in cattedra, 14 presenze e 2 gol. Curiosità, compagno di squadra di Antonio Bocchetti, che proprio con la Paganese chiude col calcio giocato e intraprende la carriera da direttore sportivo. Quindi per Palmiero un altro anno di C nell'Acragas, 24 presenze, sino all'ultimo splendido biennio nel Cosenza. Ed ora il classe 96 è pronto a dire sì al Pescara, in un reparto, quello nevralgico, particolarmente affollato, ben 4 centrocampisti centrali. Appunto Palmiero, quando sarà annunciato, Canutè, Bruno, ma soprattutto Capitan Brugman, che rimane senza dubbio un nodo da sciogliere.